tu e lui. E lei e lui. E insieme siamo in petto tra te. Benvenuti in una nuova slime challenge. Guardate qui cosa abbiamo oggi. Tantissimi Play-Doh. La pasta modellabile, il Pongo. Però, c'è un però. Non in tutti i vasetti c'è della comune plastilina, ma in alcuni si trova la colla e gli ingredienti per fare lo slime. Già, infatti a turno proveremo a prendere questi barattolini e metterli nelle proprie ciotole e vedere cosa uscirà fuori. Perché se becchi la colla, tutto ok, verrà uno slime bellissimo. Ma se becchi il Pongo, che succede? Si mescola con la colla, diventa slime o si rovina tutto? Infatti questo video, oltre che essere una challenge, è anche un esperimento. Andremo a scoprirlo. Abbiamo con noi anche le nuove palle fine di legno. Non puoi combattere tutte le volte. Stai calda. Guarda qui, sono anche un vassoio. Inforniamo la pizza. Saluto all'eterno del palettoso. Yeah, yeah, dini. Avendo così tanti barattolini e così tanti colori, direi di prenderli a due, cioè contemporaneamente uno io e uno tu. Bene, ci sto. Altrimenti ci vorrà un'eternità. Tu vedo che hai già scelto il primo. Ma l'ho preso a caso, no? Aspetta, tu non vale. Scegliere a caso, voilà. Io ho preso il viola. E io ho preso il turchese, che meraviglioso colore. Vai col primo barattolino, sono emozionato. Non è semplice da aprire. No, iniziamo malissimo. Ho beccato super il Pongo. Anch'io. Ma che cavolo. Ma si mescolerà insieme alla colla per fare lo slime? Non lo so. Male, 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 molto male. Malissimo. Per fortuna in questa sfida Sofì non può imbrogliare, perché non abbiamo benda e non abbiamo occhi chiusi. No, no, ma non mi lasci neanche farti un complimento. Ho detto che questo video non imbrogli, che sei brava, che stai migliorando. Ma cosa ho fatto di male? Ho scelto un barattolino e stavo vedendo cosa c'è all'interno. Ma non ti è servita a niente la mia punizione e il mio scherzo palloncinoso? Non me ne importa un fico secco, andiamo avanti. Ma come non te ne importa un fico secco? Guardate che scherzo le ho fatto l'ultima volta. Che c'è lui? Sorpresa! Ciao cacciapina, sei in trappola, lo sai? Rieccoci, apriamo questi barattolini. Ragazzi, c'è la colla. Ragazzi, c'è il Pongo, dell'altro Pongo che non vuole neanche scendere dal barattolino. Giù, vai giù. Iniziamolo. Wow, bellissimo. Lo so. Su, su, dai, ho bisogno di te. Avanti. Ok, okay. Che me ne devo fare? Sono molto contenta. Bene, voilà. Andiamo avanti, stavolta scegli soltanto tu. Come scelgo soltanto io? Prendo questo qui. Non fa rumore. Ma non è possibile. Ho preso ancora dell'altro Pongo. Io scelgo questo. No, ma capite che il mio non verrà mai slime. Cosa verrà? Una mega pasta modellabile. No. No, che sta combinando? No, 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 riprendi quello che è questo. E io prendo questo invece. No. Oh, qui qualcuno ha preso della colla azzurra con i glitter. Io avevo preso il Pongo. Voilà. Che bello. Sì, 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 tutta giù. Colla che serve abbondante adesso. Devo scegliere un altro io. Quale scelgo? Scelgo te. Questa paletta è troppo grande e non entra dentro il barattolino. Così. Ok, ho scelto bene. Che fortunata. Sicuro che non stai combinando degli imbrogli? No, no. Ho trovato una colla viola trasparente. Brava, sempre fortunata. Io prendo questo che è l'unico nero. Dai, dai, porta fortuna. Sei speciale. Oh là là, della colla viola. Aggiungiamo là, guardate. Wow. Scendi tutta giù. Guarda qui, crea proprio un filo di colla. Va bene, potevo barare anche stavolta, ma non l'ho fatto. Anch'io ho trovato del Pongo. Come, scusa, in che senso anche questa volta? Ah sì, perché il round di prima ho barato. Ma round di un'altra partita o di questa partita? Scusa, non capisco. Questa sfida. Hai barato? Però te l'ho detto, lui. Ma pari tutte le volte. Ti spiego, un attimo, fermati. La Sofì del passato avrebbe barato senza dirti nulla, mentre la Sofì di adesso, quella attuale, dopo che tu hai fatto la vendetta e ha capito gli errori, bara, però te lo dice. Sofì, Sofì, non va bene questa cosa, ok? Sai che c'è? Becca di questo, prendi un barattolino, te lo sei meritato. Sei stupido.
stupido. Io continuo intanto a beccare delle colle. Guardate qui, ho preso quella verde trasparente. Tu non hai bisogno di barare perché sei sempre fortunato. Io sono stata fortunata. Guardate qui, colla rosa. Verrà un mega mix di colle. Non so già quante colle avremmo messo. Con i glitter, opaca, senza glitter, trasparente. Wow. Tu hai addirittura messo anche un barattolino. Bene, adesso dobbiamo scegliere con gli occhi chiusi. Chiudi gli occhi. Non mi fido. Va bene, facciamo uno alla volta. Vai, prima tu. Prendo questo. Ok. Apriti, dai. No. Mannaggia, altro pongo. Sei pazzo? È la forma della mia fronte. Vai. Tocca a me. Cosa ci sarà? Non so. Oh! Ragazzi, la sublime colla glitter silver. Ma come hai fatto? Che fortuna hai avuto? Tra l'altro non vuole scendere. Guardate che bella, argentata con i glitter. Questa è una super novità. È stupenda, wow. Aspetta che la faccio scendere per bene con la spatola. Io intanto prendo un altro barattolino. Prendo questo qui, color rosa lilla. Oh, altra colla. Questa azzurra con i glitter. Dai, dai, che stiamo andando benissimo. Secondo me riuscirà lo slime alla fine. Tutto giù. So, vedremo. Allora io scelgo questo corallo. Dovremmo inventare una canzone dello slime. Sì. Tipo nuota nana, nuota addosso. Prendo lo slime e me lo butto addosso. Però inerente alla sfida. Questa canzone chi l'ha inventata? Quella che stavi cantando? Tu. Io, vi ricordate in quale video l'ho cantata per la prima volta? Se sì, scrivetelo qui sotto nei commenti. Potrebbe essere la bellissima. La apprezzeranno soprattutto i vicini quando ci cacceranno dal palazzo. Superastico. Vabbè, continuiamo. Oh, altra colla. Colle, venite a me. Ho iniziato male questa sfida perché ho beccato dei ponghi. Dei ponghi, si chiamano ponghi al plurale, sì. Ma adesso continuo a beccare solo colla. Olè. Allora, per il prossimo round ti propongo di fare una cosa. Che cosa? E tu scegli per me e io scelgo per te. Va bene. Visto che sei così fortunato, magari. Dai, si può fare, aspetta che svuoto il mio barattolino pieno di colla. Bene. Ok. Tu sei ben bellissimo. Basta, basta, silenzio. Allora, io scelgo il tuo barattolino. Questo qua. Ok. Che bel pongo, signore e signori. Wow, pezzettini di pongo per te. Ma io ne ho troppo. Non riuscirai mai a fare lo slime. Questo è per te. Grazie. Oh, colla. Colla vinilica, mi mancava, devo dire. Sembra latte, guardate che bello. Anche questa, tutto giù. Dai, dai, dai. Scelgo questo. Ci siamo. Se continuo così verrà una massa di slime gigante. Non so. Cos'è? Colla con i glitter. Colla gialla. Il tuo colore preferito. Bellissimo. Io prendo questo marron cacca. L'ho detto. No, non solo è marron cacca il tappo, ma anche il pongo all'interno. No. Questa è vera cacca, signori e signori. È la cacchina che abbiamo utilizzato per farla non pestare la cacca. Oh, challenge. Arriva la cacca. Smettila, fa veramente schifo. Che schifo. Dai, la mettiamo magari di lato così non si vede e non si mescola con la colla. Ragazzi, la fortuna gira da questo lato. Non va bene. Wow, che bella questa. Stupenda. Azzurro opaco. Meraviglia. Dai, dai, i barattolini stanno per finire. Stanno per finire fuori dal balcone perché continua a beccare pongo. Via, barattolino. Però almeno è giallo, è bello. Vai lì in mezzo a tutte, wow, le tue colle. Wow, che bello. Lasciamolo lì. Viola, non ci credo. Un'altra dose di colla glitter, no, silver. No, voglio io. Grazie. Lui? Ok, allora io dovrò prenderne due. Beccherai due volte il pongo. No, ti prego. Oh, intanto iniziamo con una colla rosa glitter. No, vabbè, ma questa argentata è bellissima. Lo so. È spettacolare. Lo so, io già l'ho, sai com'è. Sei fortunata. Ok, altro barattolino per me. Cosa ci sarà qui? No, ma non ci credo. Ho preso la stessa colla tua. Quella blu opaca. Guardate qui. Non ci credo. Fantastica. Che poi fa odore di pongo perché stando in quel barattolino. Comunque anch'io la colla opaca verde. Blu secondo me è più bella. Verde è più particolare. Sono rimasti soltanto questi barattolini. Il cerchio si sta per stringere e chiudere. Io prendo quello rosa. Io prendo quello bianco.
Mannaggia, mannaggia. Vuoi tu quello rosa? Te lo cedo gentilmente. Ok, ciao. Cavolo, ma anche tu avevi Pongo. Non vuole scendere. Ole. Plaf. E plaf. Non avevamo mai avuto le ciotole così piene di roba. Ma infatti, sta cosa ne verrà fuori alla fine. Vai, altra colla. Colla trasparente. Guardate qui. Wow, come scende. Non ci credo, anch'io ho preso la colla trasparente. Nello stesso istante. Perché siamo telepatici. Ok, aggiungiamo questa colla qui. Sembra una mega insalata. Non è possibile. Aggiungo questo. Questo meraviglioso Pongo celeste. Wow. E adesso soltanto gli ultimi 4 barattolini. Ne prendiamo due? Sì. Io prendo questi due? E io prendo questi due, vai. Li aggiungiamo contemporaneamente. Sì. No, vabbè ragazzi. Ho beccato due colle. La colla azzurra e la colla gialla. Ho beccato due Pongo. Il Pongo verde e il Pongo arancione. Vado, vai, fusione di colla. Unitevi. Ah no, la colla era verde, non era azzurra. Mi ero sbagliato. Sei daltonico. Tutta giù così, ok. Mamma mia. È pesantissimo. Guardate qua, che miscuglio di roba. Incredibile. Ma soprattutto, cosa succederà non appena andremo a mescolare? Riuscirà lo slime o no? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Prendiamo la nostra bella paletta rigida e iniziamo a mescolare. Ah, sarà difficilissimo. Ok. Insomma, il Pongo non si mescola poi tanto bene con la colla. Assolutamente. È molto complicato. Però tutti questi colori insieme sono davvero bellissimi. Quello sì, però è veramente molto strano. Io direi di aggiungere un po' di bicarbonato. Forse un po' tanto. Sì. E mescoliamo, mescoliamo. Così. Tu hai meno Pongo di me. E un po' di colla? No, grazie. Vorrei meno Pongo, che è diverso. Guardate che colore sta diventando il mio. Una specie di azzurro, viola, verde. Proviamo ad aggiungere il liquido per lentine. Vediamo che succede. Sì, mi sono sporcata tutta. Liquido per lentine, vai. Proviamo a prenderlo. Non ho il coraggio. Mamma mia, l'hai preso con le mani veramente. Ah, l'ho tutta sotto le unghie. Ragazzi, è una cosa stranissima. Prova anch'io. Alziamoci le maniche. E vai. Che sensazione. Lo so, è sempre soddisfacente. Wow, che meraviglia. Guardate che rumore. È stranissimo. Il Demogorgone è tra noi. Non capisco se sta diventando slime o no. Io come l'impressione che il Pongo sia rimasto Pongo. Ragazzi, come lo toglieremo dalle mani adesso? Non lo so. Abbiamo bisogno di una mano, mi sa. Perché le nostre sono completamente occupate. Ci venite ad aiutare? Dai, io credo nella mia colla e nel mio slime. Ce la possiamo fare, dai. Poi perché entrambi sono venuti verdi? Non so. Ci vorrebbe un altro po' di liquido per lentine. Te la metto io con queste mani? No, non lo spiego. Ti prego, sono rimasto intrappolato. Non riesco più a togliere la mia mano. Stai sporcando tutto il mondo. Volevo farti uno scherzo, ma meglio evitare. Però piano piano il Pongo si sta mescolando allo slime. È diventato sempre più piccolo. E quasi adesso è tutto un'unica mega pasta. Guardate. Ok. Sembra melma. Mamma mia. Ragazzi, rimarremo così per sempre con queste mani. Io sto cercando di pulire le mie mani, ma con tanta fatica. Non ci riesco completamente io. Mi raccomando, non lo rifate voi a casa, altrimenti vi ritroverete così. Noi siamo dei challengers professionisti e la sporcizia è il nostro mestiere. Sporcizia, non ti temiamo. Tanto poi pulisce lui. Chi pulisce, scusa? Lui. Adesso cliccate sopra di me per iscrivervi al canale e cliccate sulle mie mani per vedere il video di ieri. Noi vi mandiamo un bacione gigante, salutiamo Jenna Unicorn, che è l'abbonato di oggi, e mandiamo un bacione a tutti voi. A domani, ciao.